Cioè io, se fai meno di 8 chiudiamo il canale. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua con un altro episodio della Shootout Challenge. Oggi con noi abbiamo Simone Crispo. Eh sì, a grande richiesta siamo riusciti a portare anche lui in una challenge difficilissima, c'è da dire. Però in lui ho grandissime aspettative, perché sappiamo la sua qualità nei tiri e la sua arma forte. Ed oggi potrà mettere a dura prova proprio lui, Francesco Di Mauro. Sicuramente sì, è l'avversario oggi piuttosto scomodo, uno dei protagonisti assoluti della YouTuber League. Simone Crispo è sicuramente uno sfidante di altissimo livello. Come ti senti oggi? Ciao ragazzi, oggi sono carico e onorato di partecipare a questo format vostro. Devo battere assolutamente mio cugino. Se faccio meno gol di lui, non so cosa succede. Non me lo voglio sentire nelle orecchie per un mese, capito? Quindi mi aspetto grandi cose da te. La doppia cifra me l'aspetto. Ci provo. Ho studiato un po' il portiere, dai, quindi sono anche un po' avvantaggiato, se posso certo, dire. Certo, concordo su questo aspetto, però ti dico che anch'io, facendo prima la sfida con Fuse, magari io un pochino più stanco, però ho capito anche qualche trucchetto, perché cambiano le circostanze rispetto magari al classico futsal. Anche soltanto partire direttamente con i guanti, cosa che farò adesso, una cosa che non ho fatto prima e che mi ha condizionato nella seconda manche con Fuse, in cui appunto ho giocato senza. Quindi niente, io direi che possiamo vedere come ti comporterai. Sono curiosissimo di vedere se superai o meno Fuse. Sono carico, non ti deluderò Fabio. Mi aspetto tanto, eh. Come hai detto anche te, anche secondo me il punto forte di Simo è il tiro. Abbiamo visto i gol nazionale creator, i gol quest'anno. Sì, pure quello è l'allenamento visto da 100 anni. Quello bello. Quello bellissimo. Quindi la sua arma forte oggi la deve mettere in luce. Null'altro da aggiungere se non che andiamo in cabina di regia e vediamo quali ospiti ci saranno oggi a commentare Simone Crispo. Ed eccoci in cabina di regia insieme a me, Mirko F. Salve ragazzi. Fuse Gamer. Simone Crispo farà 8. 8. Meno di te. Io tifo per Francesco. Franci, non mi deludere, mi hai studiato prima. Insieme a noi anche Yeshua. Ciao ragazzi. Ok, direi che possiamo iniziare. Il primo pronostico, cosa dite? Allora, qual è il punteggio più alto? Il punteggio più alto è di 16 di un giocatore di Serie A di futsal. Simo, anche della nazionale. Simo, 17. No, ci riesci, no? Ci provi. Esiste, ci provi. È una minaccia. Secondo voi quanto farà? Allora, io spero 8, ma credo anche io 17. Aspettative altissime, sì. Secondo te? 13. 13. Secondo me sì, comunque è una sfida molto sottovalutata questa, perché inizialmente sono grandi presupposti, perché dicevo, vabbè, c'ho 7 secondi, c'ho il libero arbitrio, nessuno che mi pressa, però poi dopo una volta dentro capisci veramente quanto calmo. È. Sì, è partito con le ali molto basse, quindi vediamo. Bene. Lui gioca tanto a 5. Vero. Ah, sì, in questo campo qua, sì, fa tanti tornei in questo campo. Proprio nel campo in cui fa la shootout, tra l'altro. Quindi portieri come Francesco, lui li conosce bene, sa com'è purgare. Però vediamo la sfida. Secondo me c'è la pressione di fare meno di 8, eh? Cioè non può fare meno di 8. Forza. Se fai meno di 8 chiudiamo il canale. Vado? Vai. Vai Simo, vai. Bravo Francesco, bravo! 4 secondi, quindi Simo capisci un po'. Era andato stai giù, dentro, era andato giù. Secondi. Però visto ha provato subito a scartarlo. Ha fatto bene. Ci sta. Simo, non puoi fare più 30, puoi 29 puoi fare. Attenzione. Bravo! Oh, rapido, bello, Bello, bello. Tiro potente, angolatissimo. Con calma, c'è tempo. Non aspetta, va subito al tiro. E parte da sinistra. Vediamo. A battezza del palo il portiere. Bravo, bravo Frange. Eccolo. Pallone Serie A. Ha dato un gol. Attenzione. In pallo. No. Arriva l'8. Uno su quattro. Anche se 2 su 5 sarebbe buono, Sì, 2 su 5 è buono. Andiamo. Eccolo. No, palo. Palo come la vita reale. 1 di 5, Simo. Uno su 5. Mi aspetto di più, Simo, sti prossimi 5. Va bene, Simo, va benissimo così. La media è quella per come arrivare agli 8. Anche te ha fatto 1 su 5. Ho fatto 1 su 5 io? Sì. Sesto tiro, quando vuoi. Eccolo. Partito. In quanto tempo? Aspetta. È riuscito a smanacciarla, però. Sesto tiro andato. Male, Simo. 1 su 6, Simo. Mille. Questo era un 20, Simo. Ci ha messo un secondo e 90 millesimi. Ok. Bravo, bello, spiazzato. Bravo. Non ha fatto niente però. Bravo Fosso. Attenzione, ancora tempo. Fuori. Ma non è rigore, ti ha toccato. Ah sì? Fatti toccare, Simo. Ultimo tiro della prima serie, 2 su 9 finora. Vediamo l'ultimo tiro. Per il 3 su 10 quindi. Oh! Bello, vero?
bello, bello, bello. Bravo, bravo, bravo. La media? 2 su 10. Quindi 6 su 30. Attenzione! Com'è andata? Sei un po' deluso? Allora, devo dire la verità. Copre bene gli spazi, Francesco. Non esce tanto, quindi non posso superarlo, diciamo. È un po' difficile superarlo, devi tentare di piazzarla bene. I gol che hai fatto. Secondo me puoi alzarla anche un altro po' la palla. Dici tu? Sì, perché Andrea pure quando la alzava andava bene. Come abbiamo detto, la prima serie è sempre di assestamento per tutti. Tutti abbiamo fatto male alla prima serie, quindi sicuramente andrei a migliorare. Cioè, com'è andata? Stanco, Fred. Sì, un po' stanco, però direi bene. Siamo ancora in fase un po' di studio, è normale. Cioè, abbiamo già visto diversi shootout, l'inizio è spesso singhiozzi anche con te. A questo punto, secondo me, l'obiettivo deve essere prima superare Fuse, perché inizia ad esserci anche la componente psicologica del la media fa 6, Fuse ha fatto 8, quindi un pochino di ansietta c'è anche per quello. Tra l'altro ricordiamo che secondo me anche voi che all'inizio avete detto di fare il record è veramente complicato, anche perché poi ricordiamo che come primo c'è Isgro, che gioca in nazionale, che comunque è uno dei talenti più promettenti del mondo del futsal. Quindi comunque sono curioso adesso di vedere come cambierà la sfida e vedere se riuscirà comunque a portare a casa un buon punteggio. Sedia! Stavo dormendo. Sta a posto. Un po' stanco, ragazzi. Vuoi fare portiere? Vuoi andare in porta? Magari fa qualche gol. No, evito. Magari fa qualche gol. Sì, primo tiro della seconda serie, quando vuoi. Ma che parata, oh, la punta. Grande parata. Ci hai provato, va bene. No, sfortunato. Sfortunato, sfortunato, questa l'ha fatta, ragazzi. Boom! Povero Francesco, io mi fa bene. Prima al cuore, mo alla... Ora è diventata una sfida personale, secondo me, tra lui e... Eccolo! 5 secondi! Attenzione, ah, 3! 3! Invece 4! 4! 4 su 15. 4 su 15, la media forse si alza. Come te? Anche te era 4 su 15. Sì, fatto di famiglia allora. Bello! Bello, bello. Attenzione! Bloccata, oddio! Incredibile! Bello! Qui da attaccante, da attaccante. Sì, secondo me questo è l'aspetto in cui soffre più Fre, infatti questa è una cosa che può sfruttare, secondo me. Ma vediamo. Again. Riparte di nuovo. Troppo frettoloso. Se l'alzavi sicuro sarebbe stato gol. Allora ancora Crispo, parte Crispo, Crispo, doppio passo Crispo. La dimentica, palo. Poteva provare a tirare perché era proprio alla fine. Doveva tirare subito. Non voglio nessun commento da parte di Simone. Voglio solamente caricarlo dicendogli che devi concentrarti di più. Pensa che la finale del torneo che fai con gli amici. Questo è lo shootout finale, dici. Non voglio nessun commento, voglio solo concentrazione da parte tua, ok? Vai, vai coglione, vai. Mi aspetto un 5 su 10 qua. Almeno. Dai, per favore. Devo riuscire. L'obiettivo è 5 su 10. Ma vediamo. Se Don Francesco me lo permette. Io ancora non sono riuscito a capire bene lo schieramento che ha Fuse, se preferisce che Crispo lo superi oppure no. È sempre il mio cugino, quindi voglio che faccia bene. Però dall'altra parte non voglio che mi superi. Allora andiamo a scoprirlo con gli ultimi 10 tiri, dai. Vamos! Bello, è primo. Bello. Bravo. Vai. Che cazzo fa? Ma posso dire, era arrivato troppo sotto, non potevo fare niente, credi. Attenzione. Bella tecnica questa, buttarlo in porta e poi tirare. Così si allarga la porta. Sì. Attenzione però, attenzione. Infatti Fre qua non dovrebbe tornare indietro, ma dovrebbe sì attaccarlo. Si aspettava che lo scartasse. Tempo. Fallo. Arriva al nono. Mi hai guaiato. Bomba. Vedi. Bomba. Bravo. L'hai sprecata Simo. Quindi ora siamo a 11. A 11. Tanta roba. Potrebbe agganciare a Bracalaia, se li fatto. È vero. No! Ucciso da sotto! Se si fermava il pallone era terra. Bravo. Bravo. Bravo il portiere, bravo.
Per il 12 mi ho fatto perdere la bolletta. Mannaggia, siamo. Eravamo i 600 euro. No! Ho fatto anche male. Finisce la puntazza non ha funzionato. 11:30. Vabbò, comunque. Superato. Che era l'obiettivo principale. Salvato il canale. Se queste sono le ambizioni, caro, non so quale altre ambizioni nella tua vita. Vabbè, ovviamente potevo fare un po' di più su alcuni tiri. Ma se l'avessi tirati tutti quanti suola forte e tiro forte, avresti fatto più gol. Sì. Perché non l'hai fatto? Vabbè, perché è sbagliato. Vabbè, ci sta. Content! Contenti tutti! Si può pensare che, cioè, andando più avanti è più facile segnare. Invece molte volte non è così. Però come hai detto tu, posso confermare che i primi 10 tiri sono tiri di assestamento. Sì. Cioè, capisci un attimo come tirare, come il portiere si mette in porta, come ti copre gli spazi. Quindi è stato difficile, devo dire la verità. Me lo aspettavo più facile. Forse da casa sembra anche un po' più facile. Lo shutout è più difficile con la porta a 5, diciamo. Sì, non ci possiamo lamentare. È andata bene. Anzi, complimenti, Francesco. Hai fatto un paio di parate belle proprio. Vi ringrazio dell'invito. No, ringraziamo noi te, Simo, per aver accettato e per averci permesso di poter registrare questo contenuto con te. Come dicevamo anche prima, sicuramente è una sfida molto complessa, anche molto psicologica comunque, oltre al saper tirare. Infatti alla fine è ingranato. Come dicevano anche i ragazzi, se avessi iniziato la sfida a metà avresti fatto un altro risultato probabilmente. Ma è quello che tra l'altro ha fregato tutti, perché anche Fabio 2 nella prima serie, cioè, quindi È vero. All'inizio magari la prendi anche un po' sotto mano questa sfida, però poi dopo i primi 10 tiri, un fattore psicologico, capisci che non è semplice e che comunque ti devi mettere d'impegno per segnare, diciamo. Sono contento dei miei 11 gol, speravo di fare di più, però è andata bene tutto sommato. Ho preso 6 pali, tipo. Mi aspettate di più voi, ragazzi? Sì, sì, avevo detto 17, però alla fine, giocando anche la sfida, 11 è un buonissimo risultato, sì, penso, sì, no? Sì, bravo Francesco, vai, a te la parola. No, grazie ragazzi. Poi comunque sì, anche secondo me è stata una bella sfida. È stato sfortunato Simo in alcune occasioni con i pali, secondo me anche buttato via, forse ancora di più di quanto l'ha fatto prima Andrea, qualche tiro, ad esempio i pallonetti. Sia perché magari io riesco a occupare bene quella parte alta. Un pallonetto l'ho buttato, mentre un altro ero praticamente costretto perché ero arrivato troppo sotto. Tu eri uscito bene, quindi non avevo altro modo che scavalcarti, capito in che senso? Cioè, se provavo a piazzarla ti colpivo. Però uno in realtà potevo evitare. Parire a te, Mirko. Una puntazza hai fatto, una sola. E ti è andata proprio male. Hai messo l'unghia dentro al pallone. L'ho distrutto. Niente, neanche una puntazza. Va bene, come aspettavo di più, però almeno abbiamo salvato il canale, ha fatto più di 8. Ho fatto la promessa che chiudevo il canale, quindi meno male. Yeshua, qualcosa da dire su questa sfida? Ma io avevo detto che faceva 13 gol, però dai. È quello che ci è andato più vicino. Sì, si è sbagliato uno per sforzato sfortunato anche con i pali, però dai, va bene. Noi ragazzi vi ringraziamo per aver visto questo video fino alla fine. Vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale, siamo quasi 100.000 iscritti. Fatelo e attivate anche la campanellina. Iscrivetevi ovviamente anche al canale di Simone Crispo. Vi ricordiamo ovviamente di passare anche sul canale di Fuse Gamer, qualora non l'abbiate ancora fatto, e anche sul canale di Yeshua. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.